Maurizio Di Mora, l'autore dell'accoltellamento della scorsa settimana in Piazza Perugino, arrestato dalla polizia. I carabinieri hanno arrestato un giovane triestino trovato in possesso di 200 grammi di chetamina. Il ragazzo è ai domiciliari. Un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone è stato colpito al petto da un calcio. L'aggressore è un cittadino bosniaco. La notizia della possibile ripartenza a fine anno del tram di Opicina è salutata dai triestini con ottimismo, ma in molti casi con tanti dubbi sulla tempistica. La regione stanzia 3 milioni per la sostituzione di vecchie stufe o camini a legna con impianti più moderni e meno inquinanti. Domande al via dal 3 ottobre. In piazza Venezia, Trieste, prime recinzioni attorno alla statua di Massimiliano. Servono per proteggere l'area da vandalismi e sporcizia. Il coro, nato dal laboratorio musicale realizzato nelle carceri di Trieste, si è esibito oggi nel cortile della casa circondariale, iniziativa sostenuta dalla Fondazione CR Trieste. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in apertura ancora la cronaca. È un quarantenne irregolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora a Trieste, il responsabile dell'aggressione avvenuta in piazza Perugino la scorsa settimana, l'aggressione con accoltellamento, lo ricorderete. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. È stato rintracciato e si trova in carcere al Coroneo il responsabile della brutale aggressione avvenuta la sera del 28 agosto in piazza Perugino. È uno straniero di circa 40 anni, regolare sul territorio italiano, senza fissa dimora a Trieste. All'origine dell'aggressione futili motivi, la vittima, un ragazzo di 28 anni, si trovava in piazza ed è stato accoltellato. Gravissime le ferite riportate, un'arteria è stata lesionata. Le indagini da parte della squadra mobile coordinate dalla procura sono scattate immediatamente. L'accurata visione dei filmati acquisiti e registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dove è avvenuto il fatto, l'analisi tramite banche dati dei controlli per identificazione effettuati ai soggetti gravitanti in zona, nonché l'escursione testimoniale di alcune persone presenti al momento del fatto, hanno permesso di raccogliere utili elementi per la definizione di quanto accaduto e di risalire all'identità dell'aggressore. Il delitto ipotizzato è quello di lesioni aggravate dall'uso di arma e dal pericolo di vita. È possibile che in seguito venga contestato anche il tentato omicidio, dato che la vittima ha perso ben 2 litri di sangue e se fosse stato soccorso anche solo un paio di minuti più tardi o da un soggetto non addestrato a fermare una grave emorragia, di certo sarebbe morto. E un ventenne triestino è stato arrestato per possesso di chetamina. Il comportamento suo e di un altro ragazzo ha insospettito una pattuglia dei carabinieri che ha fermato i due giovani in largo Pestalozzi. Vediamo. Litigavano e si rincorrevano in via dell'Istria. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Guardiella, durante un servizio di controllo del territorio, nota i due giovani e decide di seguirli. In largo Pestalozzi li ferma e procede ad un controllo. Durante l'identificazione i militari si accorgono che uno di essi stringe in mano un sacchetto con all'interno una polvere cristallina. Alla richiesta di esibire il sacchetto, i ragazzi si mostrano molto nervosi. Successivamente in caserma, dopo un cosiddetto test speditivo, la sostanza risulta essere chetamina, il quantitativo 2 etti. D'intesa con il sostituto procuratore Montrone, i carabinieri procedono con una perquisizione domiciliare a casa di uno dei ragazzi e rinvengono un ulteriore quantitativo di chetamina, ma anche un flaccone di Xanax e 3 pillole di benzodiazepina, il tutto in assenza di prescrizione medica. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane, che deteneva illegalmente le sostanze stupefacenti, un ventenne triestino, è stato posto agli arresti domiciliari. Il giorno dopo l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto. 2 nuovi casi di febbre e dengue, di cui uno accertato e uno in fase ancora di accertamento, sono stati segnalati ieri sera a Trieste. Si tratta di persone di rientro da un viaggio in una zona considerata endemica. Lo rende noto l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, precisando che al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste. Come da piano regionale, per il piano di prevenzione, si è già provveduto a effettuare il sopralluogo nella zona di residenza del caso, attivare preventivamente i protocolli
protocolli nazionali. Quindi domani ci sarà l'operazione di disinfestazione nella zona dell'ospedale Maggiore e zona di Piazza Garibaldi. I dettagli relativi alle operazioni di disinfestazione in programma per domani sera sono definiti secondo l'ordinanza del sindaco. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i trattamenti verranno posticipati invece al 6 settembre. Ancora un'aggressione l'altra notte ai danni di un medico del pronto soccorso di Monfalcone, dell'ospedale di Monfalcone, l'ennesimo episodio violento nei confronti del personale sanitario. Vediamo. Ennesima aggressione al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Polo di Monfalcone. In orario notturno, verso le 23, un giovane di origine bosniaca in evidente stato di alterazione ha colpito con un calcio all'addome un medico dell'emergenza. Il 22enne era stato accompagnato al pronto soccorso dai carabinieri perché era stato segnalato da una donna in via Timavo come potenzialmente pericoloso e molto agitato, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In sala d'attesa un'operatrice sanitaria ha dovuto impugnare una bomboletta di spray antiaggressione per far fronte alla reazione scomposta del giovane, il quale, mentre veniva bloccato dai militari dell'Arma e sedato da un medico, è riuscito a sferrare un calcio a quest'ultimo. Un episodio che si aggiunge ad altre recenti aggressioni al personale medico e infermieristico. Asugi ha confermato l'immediata attivazione di quanto concordato la scorsa settimana al tavolo prefettizio, dove è stata stabilita l'istituzione di un servizio di vigilanza con guardia giurata in turno dalle 22 alle 6 del mattino. Comune di Monfalcone e azienda sanitaria chiederanno inoltre un incontro alla regione al fine di ricercare soluzioni anche per la carenza di personale medico infermieristico, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del nosocomio cittadino. Ci colleghiamo ora per qualche istante, l'avete visto, con il Palapagliaga di Monfalcone, il palazzetto dove si sta disputando la partita tra la Pallacanestro Trieste e Nutribullet Treviso. Una serata davvero incandescente, calda, il Palapagliaga Monfalcone. La Pallacanestro Trieste affronta appunto in un amichevole precampionato in pre-season di Serie A1 i cugini della Nutribullet Treviso. Inizia bene Trieste, che grazie a Uthoff si porta in vantaggio per merito di alcune triple, diversi cambi per coach Christian, che inserisce a ruota nel quintetto un po' tutti gli americani. Al momento il punteggio è in equilibrio, unico neo l'assenza di Justin Reyes, che è rimasto in panchina in modo precauzionale per un risentimento. In questo momento, o almeno poco fa, il risultato era all'incirca 45-38 per Trieste, insomma un risultato ancora naturalmente, siamo in diretta, quindi in corso. Allora ne parleremo sicuramente con un servizio nella giornata di domani, nel telegiornale di domani. Ora parliamo invece del Trambio Piscina, dopo il vertice romano ieri che ha stabilito le tappe finali per rimettere in moto la linea tranviaria, siamo andati a sentire le opinioni dei triestini. Sentiamo. Io spero, perché sono ottimista, però. Sperare sì, ma non ci credo più. Qui che non lo vedo. È una cosa. Dispiace, hanno raccontato tante di quelle storie che non è possibile. Tra speranza e scetticismo, i triestini hanno accolto così la notizia della possibile svolta sul tram di Opicina, che potrebbe essere pronto a fine 2024, dopo un periodo di stallo durato oltre 8 anni. Il giorno dopo il vertice romano, c'è chi rimane dubbioso e chi vede invece con ottimismo la luce in fondo al tunnel. Il tram, speriamo. L'aspettavate, dai, da te. A Natale, allora, aspettiamo Natale. Speriamo regalo. Non ci credo. No. Troppo tempo senza tram. Troppo tempo. Io andavo all'asilo a Colonia, quindi io ho 78 anni, si figuri quanti anni fa, e lo prendevo ogni mattina qua, con mia mamma. Essendomi trasferito a Trieste da pochi mesi, in realtà, cioè, nel senso, per me è stata una cosa molto nuova, però sicuramente, cioè, sono convinto che può essere un mezzo alternativo per arrivare fino a Piscina. Può essere anche divertente, in qualche modo sicuramente alternativo, ecco, rispetto ai tradizionali bus. Ecco. Lei lavora qui in questo bar che si chiama significativamente Bar al Tram. Cosa pensa della futura riapertura? Adesso è stata annunciata alla fine dell'anno, con l'inizio dell'anno nuovo.
Beh, spero, è una grandissima cosa la riapertura, se la fanno sempre ovviamente, perché uno è una cosa molto storica nostra, ci conoscono quasi in tutto il mondo per questa cosa qui, perché siamo penso gli unici in tutta Italia ad avere un tram così storico. Io non uso mai, però mi piacerebbe se funziona. Non si placa la polemica sul progetto di Porto Vecchio-Porto Vivo. Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio Comunale di adesso Trieste, rilancia sull'impossibilità per i consiglieri di accedervi. Il Comune non fa gli interessi della città né dei triestini, afferma. Sentiamola ai microfoni di Umberto Bosazzi. Non è affatto vero che ai consiglieri comunali dal 14 agosto sono state date tutte le carte, sono stati dati sì alcuni allegati, ma mancano totalmente appunto tutti gli elaborati progettuali di costume sui quali saremo chiamati ad esprimerci a breve. Per cui ancora una volta la richiesta forte è quella che su una partita così importante per il futuro di Trieste ci sia trasparenza, ci sia chiarezza nei confronti del Consiglio Comunale, ma in generale nei confronti della cittadinanza. E se anche in Porto Vecchio si penseranno solo ad alberghi e a case di lusso, sarà un'ennesima occasione persa per la città. Tra l'altro aggiungo che non è assolutamente vero che l'attuale piano regolatore prevede un massimo del 10% di residenza in Porto Vecchio. Il massimo purtroppo è di ben il 70% delle volumetrie esistenti in Porto Vecchio, per cui se il progetto costume, che noi appunto per il momento non abbiamo visto, si avvicinerà a quelle percentuali, significherà che siamo davanti a un'operazione di mera speculazione immobiliare e non a un'operazione che fa gli interessi delle triestine e dei triestini. Strada costiera chiusa questa notte per degli esami urgenti delle perdite idriche lungo l'arteria da parte di Acegas APS AMGA, che ha informato la cittadinanza che è previsto proprio lo stop notturno della strada costiera da mezzanotte alle 6 di domani mattina, ciò per consentire alle squadre operative del servizio idrico integrato di realizzare una campagna urgente di ricerca perdite sulla condotta di adduzione idrica alle reti di distribuzione cittadine. Durante l'apertura del cantiere non sarà manomessa nessuna porzione di strada, assicura Acegas, la ricerca sarà solamente strumentale. L'orario notturno è stato scelto in accordo con il comune di Trieste, quello di Duino Aurisina e Friuli Venezia Giulia Strade per limitare i disagi. La Regione mette in campo 3 milioni di contributi per la sostituzione di vecchie stufe o camini a legna con impianti più moderni e meno inquinanti. Domande al via dal 3 ottobre. Vediamo. Contributi regionali per dismettere vecchi camini o stufe a biomasse legnose e sostituire con impianti più moderni e meno inquinanti. L'iniziativa presentata dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro mira a ridurre le emissioni di benzoapirene e a migliorare la qualità dell'aria che in Friuli Venezia Giulia è già comunque molto buona. Si intende dunque agire in chiave preventiva per innescare pratiche virtuose. Classici caminetti, focolar, come vogliamo chiamarli a seconda della parte della regione. Che siamo. Quindi andiamo a dare un contributo importante quando vengono sostituiti con impianti di ultima generazione, 4-5 stelle la loro categoria, noi andremo un contributo importante per questa sostituzione. Sarà retroattivo, quindi le domande verranno fatte nel mese di ottobre, ma saranno anche retroattive a coloro che hanno già sostituito nell'anno scorso, 12 mesi precedenti. L'investimento regionale per quest'anno è di 3 milioni di euro. Il contributo può variare da un massimo di 1.000 euro per l'acquisto di nuove stufe o camini e a 3.000 euro per caldaie o pompe di calore, sempre con contestuale dismissione dei vecchi impianti. L'incentivo sale rispettivamente a 2 e 4 mila euro nei 12 comuni tra le province di Udine e Pordenone, in cui sono stati accertati superamenti dei valori obiettivo per il benzoapirene negli anni 19-23 e che si possono trovare sul sito della Regione come tutte le informazioni relative al contributo. La domanda andrà presentata alla Camera di Commercio del territorio in cui si trova l'unità immobiliare interessata esclusivamente in modalità telematica attraverso la procedura IOL, che sarà resa disponibile dalle 9:15 del giorno 3 ottobre e fino alle 16:30 del giorno 4 novembre. Un nuovo bando ATER entro la fine dell'anno. Il presidente Novacco, tracciando bilancio dei 5 anni di mandato, ritiene ci siano le condizioni per assegnare nuovi alloggi. Vediamo. Diciamo che oggi, se vogliamo
dare un là per quello che sarà il prossimo futuro, e mi auguro che comunque sia così, e nei prossimi 5 anni potremo pensare oggi, ma proprio in questi mesi, in questi ultimi mesi dell'anno, a un nuovo bando, sicuramente a un primo bando 24, anche perché siamo nella condizione di poter mettere a questo punto sul mercato tutti quei cantieri, tutti quei riatti e tutti quegli alloggi che sono in lavoro in questo momento. Ormai prossimo alla scadenza dei 5 anni di mandato, il presidente dell'ATER di Trieste, Riccardo Novacco, ritiene che i tempi siano maturi per un nuovo bando di assegnazione degli alloggi, che entro l'inizio del 2026 dovrebbero essere pronti alla consegna, e traccia una mappa dei cantieri in fase di completamento. Preventiviamo sostanzialmente che entro la fine del 25, inizio 26, e faccio anche un po' di esempi, potremmo mettere a concorso degli alloggi legati ovviamente al PNC, che abbiamo avuto dei contributi importanti, come sappiamo, in questo periodo, in via Pendice Scoglietto, via del Prato, via Gemona, che stiamo, peraltro abbiamo un cantiere esistente, ne abbiamo parlato anche qui proprio qualche mese fa, in via Gradisca, che dovrebbero essere ultimati, appunto, dicevo, entro il 25 e riconsegnati e consegnati indicativamente entro i primi del 26. Perciò ci siamo perfettamente con i tempi di cominciare a pensare oggi, ovviamente, di fare un nuovo bando. Scala San Luigi, che collega il viale a via Crispi, è chiusa da qualche tempo. I residenti segnalano una condizione di degrado sempre più preoccupante. Vediamo. Scala San Luigi collega viale 20 settembre con la fine di via Crispi e l'inizio di via Pindemonte, quindi prosegue e raggiunge via Farneto. Una delle tante scalinate presenti in città, note assai a chi abita nei dintorni, un po' meno al resto dei cittadini, per dire. Anche via Ireneo della Croce termina in via Crispi con una scalinata. Da qualche tempo Scala San Luigi è chiusa la parte bassa, per modo di dire però, giacché è fin troppo facile aggirare la transenna e percorrerla. E qui comincia un problema che si è andato a acuire e con il quale, perlomeno da prima della pandemia, chi abita nella parte bassa ha iniziato a fare i conti. Oggi le aree verdi che costeggiano Scala San Luigi si presentano abbastanza ripulite, non tanto dalle immondizie quanto dalle siringhe che, come facile intuire, testimoniano un degrado sociale preoccupante che alcuni hanno deciso di fotografare. Chi abita alla fine di Viale 20 Settembre o alla fine di Via Crispi e si affaccia sulla scala racconta, chiedendo di non essere inquadrato, di attività di spaccio e non solo, che si svolgono quasi alla luce del sole, alle volte davanti ai portoni dei condomini, e che hanno in questa struttura, che un tempo serviva per la raccolta delle immondizie, un luogo, se così si può dire, privilegiato. Inoltre, l'occhio attento scorge fra il verde i resti di bustine di medicinali, a volte le stesse medicine, il che parrebbe far pensare si tratti di persone seguite dal CERT che arrivano fino in zona Piazza Volontari Giuliani. Una situazione, insomma, che ricorda da vicino quella documentata da tempo in via dei Bonomo e che ad una prima ricognizione non sembra interessare la parte superiore di Scala San Luigi, che del resto non è chiusa al passaggio. È in corso in questi giorni la recinzione di Piazza Venezia con l'obiettivo di contrastare il deposito incontrollato dei rifiuti nelle aree verdi. Sentiamo Bernardo Gulotta. La statua di Massimiliano in Piazza Venezia non si deve sentire in gabbia, ma più al sicuro. In queste ore è stata installata la nuova recinzione che delimita la piazza, decisa dalla giunta comunale, nello specifico a opera dell'assessorato della pianificazione del territorio, con in testa Michele Babuder. Troppi i rifiuti lanciati in mezzo alle siepi, soprattutto bicchieri, bottiglie, pacchetti di sigarette e buste di cibo vario lanciate in mezzo ai cespugli, numerosi tafferugli sopra le aree verdi, con protagonisti avventori un po' troppo agitati della vicina è sempre molto affollata via Torino. Dopo Piazza Ortis, ora Piazza Venezia. Il perimetro, va detto, è differente sia per metratura che per l'altezza della recinzione, installata sia per scoraggiare atti di inciviltà che per abbellire una zona cui forse da tempo non era stata donata la giusta dignità. La nuova delimitazione, che si presenta piuttosto bassa ma allo stesso tempo elegante, è ancora in corso ed ha avuto inizio alla fine della scorsa settimana dalle ditte All Green e Archeotest, che sono impegnate anche in zona San Giusto, per un importo stanziato dal municipio di circa 25.000 euro. La valorizzazione del verde di Piazza Venezia sarà arricchito poi da un impianto di irrigazione e da ulteriori opere di pavimentazione. Il coro delle persone detenute nel carcere Ernesto Mare di Trieste si è esibito oggi al termine del laboratorio musicale sostenuto dalla Fondazione CR Trieste. Vediamo.
La nostalgica come mai di quel Max Pezzali che proprio a Trieste ha fatto sold out a inizio estate, e poi l'immortale Imagine di John Lennon e i successi di Jovanotti, di Tozzi, dei Nomadi. Il cortile del carcere di Trieste diventa palcoscenico per un giorno, a esibirsi con impegno e più di un pizzico di commozione i detenuti che hanno partecipato al laboratorio musicale che ha dato vita a un vero e proprio coro. Si è arrivati con la caparbietà che ci contraddistingue, solo quella ovviamente è il contributo dei promotori, che noi possiamo veicolare le idee, però senza risorse non si fa nulla. Quindi la Fondazione, ringrazio ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio che si è prestata a questo finanziamento e quindi ha fatto sì che questo si realizzasse e che ovviamente abbia un ritorno di immagine per tutti, buona, positiva, che è poi la base del nostro lavoro. La Fondazione Cere Trieste è stata attivata da parte della Casa Circondariale e pertanto ha subito accolto questa richiesta, dando un contributo per la realizzazione di questo importante laboratorio musicale. Crede molto appunto in questa attività sociale che viene svolta all'interno del carcere. Attraverso la musica le persone possono rivisitare quello che è il loro passato e la loro interiorità, e questo dà speranza poi per un cambiamento, quindi assolutamente un progetto che la Fondazione sin da subito ha deciso di sposare ed appoggiare. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Riprendiamo con lo sport. Ieri la prima intervista del nuovo presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic. Oggi ve ne proponiamo un ulteriore brano incentrato sulla possibilità di un nuovo sponsor. Vediamo. È vero, la sponsorizzazione è di vitale importanza per raggiungere i nostri obiettivi, ovviamente. Dire che il breve tempo trascorso da quando io sono presidente nel club c'è una rinnovata attenzione su questo aspetto. So we will say we will see new sponsor on the shirt. Vedremo un nuovo sponsor sulla maglia del campionato. Spero che sì, spero che sì. Ma non, you know, non posso dire un tempo con preciso, ma stiamo parlando con altre compagnie per una partnership, per un socio di sponsorship. Allora, ora ci colleghiamo nuovamente con il Pala Paliaga di Monfalcone per la partita in corso tra Pallacanestro Trieste e Nutribullet Treviso, che tornano appunto a giocare in pre-season proprio questa sera a Monfalcone. Vediamo se c'è un aggiornamento sul risultato. Al momento sarebbero 52-40 per Trieste. Questo è il risultato parziale ancora nel corso di questa partita che si sta giocando tra Trieste e Treviso. E ora ancora per lo sport un'intervista telefonica all'atleta paralimpico Matteo Parenzani in semifinale appunto alle Paralimpiadi di Parigi. Ho lavorato tanto per arrivare qui in forma, sono in forma, sto giocando bene e l'obiettivo principale è focalizzarsi sulla partita di domani in semifinale tra due campioni olimpici uscente. Domani Matteo Parenzani affronterà la semifinale del torneo paralimpico di tennis da tavolo a Parigi. Ieri Parenzani ha liquidato il cileno Ignacio Torre con un netto 3-0. Il campione triestino, raggiunto telefonicamente, è concentrato e lucidissimo nell'analizzare quello che domani sarà il suo rivale, il campione paralimpico uscente. E questo domani sarà l'americano Sedefeck, che è il numero 8 al mondo, però ha giocato poco negli ultimi periodi perché la sua classifica, diciamo, è peggiorata, ma rimane comunque un giocatore davvero molto molto forte, molto preparato, non per niente ha vinto le Olimpiadi a Tokyo. Chiaramente saremo 4 che si contenderanno il titolo da domani,
quindi insomma spero di poter arrivare il giorno 6 alla finale. Al di là di tutto però, ciò che traspare dalle parole di Parenzan è il grande entusiasmo già solo per essere a Parigi. Beh, è davvero bellissimo, un sogno che ho sempre avuto, arrivare a medaglia alle Olimpiadi, è il massimo risultato per un atleta, quindi essere qui, condividere la vita con altri 5.000 atleti di paesi diversi, ma tutti diciamo l'elite dello sport, è qualcosa di incredibile, salire sul podio poi è il massimo risultato di qualsiasi atleta. È stato presentato oggi il cartellone della stagione teatrale nuova di Monfalcone, numerosi nomi di grandi interpreti tanto per la musica quanto per la prosa, con 40 rappresentazioni totali. Vediamo. Come un libro si presenta dalla copertina, la stagione del Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone comincia dal titolo Relazioni. Un invito a riflettere sull'importanza delle interazioni nella costruzione di un'esperienza culturale condivisa. Interazioni come veicolo sociale, interazioni fra pubblico e artisti. Le relazioni si hanno prima e dopo l'accesso al teatro. Prima perché con amici, con parenti, con la stessa famiglia, quando si decide di andare a vedere uno spettacolo, già si comincia a parlarne qualche giorno prima, sull'attore, sul tipo di spettacolo che si andrà a vedere, e quindi comunque c'è la possibilità di poter relazionarsi nella cultura. E poi immediatamente prima, volendo guardare, perché noi facciamo anche il format dentro la scena, voglio ricordare, dove si racconta quello che sarà lo spettacolo, si ha la possibilità anche di interagire con il relatore ponendo delle domande, e anche qui c'è la relazione. La stagione teatrale di Monfalcone 2024-2025 propone 27 appuntamenti nel segno della musica e 13 spettacoli teatrali, cui si aggiungono iniziative culturali e di approfondimento per avvicinare il pubblico e soprattutto i giovani studenti al mondo dello spettacolo dal vivo. I cartelloni sono impreziositi dalle consolidate rassegne Controcanto per la musica e futuramente per la prosa. E quindi spazio agli artisti, con la fisarmonica di Richard Galliano, la voce di Mario Biondi, il quintetto vocale milanese Alti e Bassi, accompagnato dalla Friuli Venezia Giulia Orchestra, ma anche la prosa con Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti, Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Spazio Re Lear di William Shakespeare, spettacolo firmato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Neri Marco Re con La buona novella, Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde, solo per citarne alcuni. Ho il desiderio di portare molte emozioni in teatro e quindi di coinvolgere tutto quello che riguarda la passione, tutto quello che riguarda il bello, perché è bello andare a teatro e bisogna comunque esprimere sempre il bello delle proprie arti. Terza edizione di Trieste Cocktail Week ai nastri di partenza. Vediamo. Torna per la terza edizione la Trieste Cocktail Week. L'iniziativa, che per una settimana coinvolgerà 17 cocktail bar, 4 ristoranti e per la prima volta 2 negozi, 23 attività del centro cittadino, che offriranno una lunga lista di proposte per valorizzare al meglio prodotti di qualità e sapienti miscelazioni. Una settimana di eventi, masterclass, degustazioni, ma soprattutto tanti cocktail. Novità di quest'anno, l'offerta dedicata anche a drink low and no alcohol e l'aumento di brand importanti che si affiancano all'appuntamento, tra i quali spicca anche Martini. L'iniziativa è rivolta a tutti, soprattutto ai triestini, ma anche tanti turisti. Abbiamo tante richieste anche dall'estero, considerando che poi il periodo di tra il 9 e il 15 settembre è uno dei periodi più turistici della città. L'iniziativa è stata presentata quest'oggi. Prevede una drink list speciale presente nei locali aderenti, che in queste edizioni hanno inserito anche alcuni cocktail analcolici, un'importante novità fortemente voluta dagli ideatori della Trieste Cocktail Week per presentare al pubblico un'offerta che amplia la platea di persone pronte a godersi le creazioni dei barman. La Trieste Cocktail Week ha inoltre un'importante impronta social. Sui canali ufficiali dell'evento si potranno scorrere i video dedicati ad ogni singolo cocktail promosso nei locali. Ci sarà spazio anche per raccontare serate, competizioni, informazioni e curiosità. È tutto per il telegiornale di questa sera, ma non andate via perché fra pochissimo ci sarà il commento in studio del vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Fra poco.
in compagnia qui in studio con il vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Buonasera Ferdinando. Buonasera a tutti, buonasera Laura. Grazie di essere qui. Allora, insomma, si ricomincia, siamo in settembre, il 12, giovedì 12, ritorna Ring. Settimana prossima, è vero che c'è bisogno un po' di confrontarsi, ho visto anche oggi sul tema Porto Vecchio, insomma, molte altre cose. Però insomma, giovedì 12, con la puntata un po' più sui temi nazionali, abbiamo visto anche là, insomma, ci sono un po' di polemiche estive, però dati, numeri anche interessanti da commentare, e quindi fronte più nazionale e regionale la puntata del giovedì, e il venerdì invece in questo studio la puntata dedicata alla città. E devo dirti, Laura, come sempre ho seguito anche quest'estate molto e ci sono tanti temi su cui è bene che torniamo anche con uno spazio vero di confronto più allargato, no? Anche come sempre con l'apporto degli sms, le domande dei nostri telespettatori che sono fondamentali, perché se davvero adesso firmano sia il sindaco, no? Quindi l'amministrazione comunale, ma Ansfisa, un documento che dice che entro l'anno riparte il tram, insomma, potrebbe essere davvero l'anno della svolta. Insomma, infatti, quindi, la svolta dopo 8 anni appunto senza il nostro amato tram, siamo andati a vedere proprio. Oggi mi ha fermato una nonna, devo raccontarti questo. Mi ha fermato una nonna alla scuola e di mio figlio, mi ha detto: mi raccomando, devo dire a Di Piazza che non faccia ripartire il tram, che sennò qua è un macello. Facciamo, ma è possibile. Esatto, forse perché molti residenti, per esempio, là, come sai, parcheggiano le auto e quei parcheggi verrebbero a sparire. Insomma, comunque ci sono veramente opinioni. Tutti vogliamo il tram, non vediamo l'ora, e come racconto sempre, io non l'ho mai preso, sono a Trieste da più di 10 anni, anzi ben di più, però non ho mai preso il tram perché ogni volta era rotto, c'era fermo, insomma non c'è stata occasione. È fermo da più di 8 anni adesso. I nostri figli non lo conoscono. Esattamente, i nostri figli certo non lo conoscono, forse l'hanno visto girare perché in questi anni ci hanno illuso. Infatti, più di una volta. Però adesso, al di là degli scherzi, insomma, davvero speriamo che sia la volta in cui davvero messo nero su bianco in maniera concordata, quindi passando dalle querele per colpa di Ring prese dal sindaco a un accordo scritto in un documento, in un comunicato stampa, quindi sia il sindaco, cioè l'amministrazione comunale, che Ansfisa, che continua a dirci lavori nuovi, lavori in più, aggiungiamo questo, facciamo quell'altro, è stato fatto male questo, è stato fatto male quell'altro, che adesso davvero sia il momento in cui si riparte. Perché, si va insomma verso la pace tra il sindaco e anche la famosa burocrazia, no? che blocca un po' tutto. Faccio fatica a pensare che non ci sarà un grande momento di rinaugurazione, anche dopo che, però vediamo, sai che lui è scottato, no? Ha sempre detto lo faccio ripartire, non dico nulla, ma ci sarà il viaggio anche inaugurale. Senza persone dentro. Di sicuro noi faremo una diretta, qualsiasi cosa sia il primo giorno con la prima corsa. Quando succederà, esatto, ci saremo, insomma, non mancheremo. Passando da un simbolo del passato, comunque, come quello del tram, a quello che è il futuro invece di Trieste, il Porto Nuovo, no? Porto Vecchio. Porto Vivo, dovremmo imparare, no, a chiamarlo. Esatto. Guarda, ho seguito molto anche la polemica delle ultime ore. E devo dirti che la penso un po' sempre a quella maniera, cioè per anni abbiamo detto, e lo diceva Russo, no? Ha fatto una rotonda, un centro congressi, no? Una rotonda, un viale, poco altro, no? Adesso a dire sta arrivando al concreto e lamentarsi perché si sta arrivando al concreto, poi è il gioco delle parti, nessuno di noi è nato ieri, quindi l'opposizione giustamente punzecchia e fa bene a farlo, chiede un consiglio comunale straordinario, va bene, se necessario confrontiamoci, si confrontino ancora, se ne parlino, tanto è chiaro che noi lo faremo qui per il compito che è nostro, e Porto Vecchio da adesso in avanti sarà concretamente al centro del dibattito, perché per anni abbiamo detto che sogno, che occasioni perse, che bello sarebbe fare, ora qualcosa c'è. Mi ha colpito, devo dirti, non poco, la solita polemica sulla speculazione immobiliare, che dico subito io avrei fatto, così proprio per essere chiaro, con una polemica bella, viva, per cui io dico che se noi vogliamo creare valore aggiunto e anche un mercato più ricco per la nostra città, così come il mega yacht che mancano e portano un sacco di soldi sul nostro territorio, porterebbero un sacco di soldi sul nostro territorio, di nulla si parla in questo progetto, una porzione maggiore dell'1% di residenzialità avrebbe potuto portare anche occasioni ulteriori. C'è un mercato dell'affitto che va alla grande, c'è un mercato immobiliare che comunque si muove, c'è un'esigenza di appartamenti, c'è un'esigenza anche di un mercato del lusso che porterebbe anche investitori più grossi nella nostra città, come già
fanno una fetta considerevole, soprattutto di stranieri, per esempio con le ville in costiera, no? Ecco, quindi è tutta economia, quindi, insomma, no? Esatto, cioè questo modo per cui tutto quello che è anche economia e deve essere necessariamente osteggiato, io non lo concordo. Dopodiché, parlare di speculazione immobiliare è assurdo anche perché lo stesso Consiglio Comunale ha votato che al massimo si arriva all'1% di residenzialità, quindi non riesco davvero a comprendere questa polemica che poteva valere anni addietro. Bene fa l'opposizione a chiedere trasparenza. È un consiglio, benissimo, ci sta tanto, qui ne parleremo a Iosa di qui in avanti, anche perché ora ci sono tempi stretti, perché comunque molti progetti sono legati a PNRR e devono essere svolti entro il 2026, tra cui anche la tanto vituperata Cabinovia, e quindi tutti questi sono tema e oggetto del confronto. Dopodiché vedremo davvero che cosa succederà oggi, che quella svolta che molti dicevano non arriverà mai è arrivata. Per il fatto che è arrivata, bisogna trovare un appiglio diverso per punzecchiare l'amministrazione comunale. Questo lo sappiamo bene tutti perché non siamo, come dicevamo, nati ieri. Vedremo che cosa sarà, perché questa è la prima volta che abbiamo un progetto concreto, degli investitori veri con soldi, e quindi quella parte di città io non vedo l'ora che venga restituita alla città dopo decine e decine e decine di anni, come diceva Sossi, sono di Vettavecchio, parlando del Porto Vecchio, lo cito sempre, storico sindacalista che non c'è più, e quindi noi speriamo i nostri figli abbiano l'occasione di vedere questo progetto realizzato, ma noi insomma anche nell'arco di breve. Anche nell'arco insomma di più breve tempo, possibilmente. Quindi saranno questi insomma un po' i temi della ripartenza anche della nostra. Sì, e devo dirti che un altro che spesso ha avuto posto è anche un altro tema, è quello della sicurezza. Che era un po' passato in secondo piano, invece vedo che purtroppo registra ancora casi, e la più grande preoccupazione è quella di avere queste persone, questi ragazzi, questi giovani un po' sbandati che girano col coltello, e questa è una forte preoccupazione anche per chi ha, e sono la stragrande maggioranza, dei figli, ragazzi per bene, perché non sai chi ti puoi incontrare, chi ti puoi trovare davanti. E quindi qua c'è un senso di incertezza, no? C'è esattamente, quindi non è una percezione di insicurezza, ma no, insicurezza vera. E qui qua bisogna fare veramente, ci vuole un pugno duro per evitare che si creda che questa sia una zona di nessuno, e ho determinate aree o determinati orari, e quindi agire chirurgicamente nelle aree di maggiore difficoltà. Questo evitare, sì, insomma, che ci si abitui anche a questo, no? Esattamente, insomma, perché noi non attenti, però, no? e lo senti tu molto chiaramente, certo, tutte le mattine a Sveglia Trieste, nessuno di noi si vuole abituare, questo lo diciamo anche al sindaco, quando io sono stato a Bologna, sono stato a Napoli, a me va bene, io sono cresciuto a Padova, conosco molto bene che cosa è Padova, la realtà di cui esattamente sta parlando. E non vorrei che Trieste diventasse come Padova. Oggi va un po' meglio a Padova, e ti devo raccontare, noi che abbiamo appunto anche TV12, la televisione della zona invece dell'area, il Friuli di Udine, anche Udine vive la stessa difficoltà, è vero. Le stesse problematiche, la stessa generazione, o comunque, perché non bisogna nascondere, legato anche all'immigrazione, che crea difficoltà. Qui c'è un lavoro forte da fare sulle strutture di accoglienza, sulle cooperative, sulle regole che devono mettere, perché se ognuno esce a qualsiasi ora, fa quello che vuole, allora non è più un percorso, no, che ti aiuta a integrarti, diventa qualcos'altro. È un discorso di responsabilità, no? Anche in qualche modo. E va responsabilizzato chi ha anche degli introiti da questo sistema, e quindi deve restituire qualcosa alla città. Grazie Ferdinando Avarino. Allora, grazie a voi. Ci seguiremo sicuramente la ripartenza di Ring. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Grazie. Se prima di un attraversamento un veicolo davanti a te rallenta o si ferma, non lo superare. Probabilmente sta facendo passare un pedone.
tenere alta la guardia sulla sicurezza stradale. E questo è il senso di Trieste for Safety FVG, la giornata organizzata dall'Automobile Club d'Italia per il 21 settembre. È un'iniziativa importante, finalmente a Trieste ci sarà, è un'iniziativa che abbraccia tutti gli attori istituzionali, naturalmente con una specifica determinante, in pratica il coinvolgimento, l'esperienzialità e il coinvolgimento diretto da parte di chi ci viene a trovare, quindi studenti piuttosto che anche cittadini, diciamo, soliti che frequentano il centro. Il nostro target è trasversale e potranno provare in maniera diretta, con esperienza e con coinvolgimento, delle proposte di educazione stradale e di sicurezza stradale che possono essere utili alla propria esperienza di automobilisti, ciclomotoristi, motociclisti e, perché no, anche monopattisti. Prima di guidare, pensa. 10 secondi per allacciare le cinture possono salvare la vita a te e ai tuoi passeggeri. Non fidarti troppo di te stesso. Sii sempre pronto all'imprevisto. Un appuntamento dedicato alla sicurezza alla guida, auto, moto che sia, ma anche ai corretti comportamenti dei pedoni, come nel caso degli attraversamenti stradali. Sì, l'attraversamento pedonale è un elemento di rischio soprattutto in città, perché magari si attraversa anche in maniera superficiale e anche chi sta dall'altra parte, quindi l'automobilista piuttosto che il motociclista, può fare anche la propria parte, soprattutto in negativo. Quindi vogliamo dare degli ottimi e dei buoni consigli ai nostri amici pedoni. Quando devi attraversare la strada, scegli le strisce pedonali. Obiettivo sicurezza è il leitmotiv del doppio appuntamento in Piazza della Borsa e al parcheggio della Risiera di San Sabba. L'evento dell'ACI è realizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, Trieste Trasporti, e con la presenza degli atleti della Pallacanestro Trieste come testimonial d'eccezione. In questa occasione verranno fornite prove pratiche ed esperienze sulle buone condotte da tenere sulla strada. Allora, abbiamo sicuramente il test pratico su un crash test, su delle situazioni che fanno riferimento a un ribaltamento dell'auto e quindi spieghiamo le tecniche per poterne uscire indenni. Poi al Parco Risiera abbiamo dei driving test pratici da parte delle autoscuole di ACI, cosiddetto marchio Ready to Go, e lì il nostro automobilista verrà messo alla prova su delle situazioni che possono verificarsi durante l'esperienza della guida. Non fidarti troppo di te stesso. Sii sempre pronto all'imprevisto.